Nel nostro magazine ci occupiamo come ogni martedì di salute. Oggi siamo andati a visitare il reparto di cure palliative dell'ospedale di Bolzano, diretto dal dottor Massimo Bernardo. È uno dei reparti più apprezzati in Alto Adige per il servizio offerto all'utenza e si tratta di un servizio particolarmente delicato. Parliamo del reparto cure palliative dell'ospedale di Bolzano, attivo da alcuni anni, diretto dal dottor Massimo Bernardo, che accanto a sé ha un'equipe multidisciplinare di esperti, fisioterapisti, psicologi, assistenti spirituali. I pazienti sono affetti da malattie croniche, spesso con effetti letali, ma la correlazione tra le cure palliative e la morte non è corretta, spiega il dottor Bernardo. Le cure palliative hanno come obiettivo prima di tutto quello di restituire qualità alla vita delle persone, quindi noi lavoriamo per la vita, lavoriamo con persone che hanno malattie appunto croniche che possono avere anche una durata molto lunga, di mesi, a volte anche di anni, anni che sono carichi di sofferenza, che sono carichi di dolore e che grazie alle cure palliative possono invece essere cambiati, la vita può avere un significato diverso, una qualità diversa grazie a un intervento che deve essere il più precoce possibile. Non possiamo pensare di limitare le cure palliative all'ultimo istante, perché questo non avrebbe alcun senso. Se io devo lavorare per dare qualità, la qualità devo darla all'inizio della malattia. Il personale del reparto cure palliative è altamente qualificato perché il compito di assistere pazienti, in taluni casi terminali, e i loro familiari o comunque pazienti che sanno di non poter curare la propria malattia ma solo di poter lenire i suoi effetti è un compito davvero difficile. Dal punto di vista delle competenze dell'infermiera di hospice cure palliative, il ruolo è fondamentale rispetto all'accompagnamento che facciamo al paziente nel suo bisogno quotidiano che cambia di paziente in paziente. Non soltanto il paziente viene tenuto conto, ma tutta la famiglia, la rete amicale, tutte le persone che girano intorno al paziente stesso. Il trattamento può durare da alcune settimane a molti anni. L'obiettivo, come detto, è assicurare una buona qualità di vita ai pazienti che talvolta, per fortuna in casi rari, arrivano a confessare di non volerne più sapere, chiedendo disperatamente di accelerare un processo che ritengono ormai irreversibile, quello di avvicinamento alla morte. Ma ovviamente questa richiesta in rarissimi casi c'è, però nel momento in cui affrontiamo col paziente e discutiamo con lui quali sono i motivi per cui avanza questa richiesta, insieme a lui cerchiamo di trovare delle alternative, di norma si riesce poi a accompagnare queste persone verso una fine naturale e non cercando di anticiparla, cosa oltretutto nel nostro paese è illegale. Prima di passare allo sport, un breve stacco pubblicitario. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva il calcio è Adolfo Sormani, il nuovo allenatore dell'Alto Adige dopo l'esonero di Claudio Rastelli sulla panchina biancorossa. Dopo una serie di riunioni la società ha optato per il 49enne tecnico ligure che negli ultimi anni ha fatto parte dello staff del settore giovanile della Juventus e del Napoli prima di approdare al Watford, società della seconda lega inglese, come vice di Gianfranco Zola. Passiamo al nuoto, 7 record in 2 giorni, sono questi i numeri dello Swim Meeting Alto Adige 2014 di scena a Bolzano questo fine settimana. In primo piano Marco Orsi e Fabrizio Scozzoli. 2 giorni intensi alla piscina Albert Pirker di via Maso della Pieve, che nel fine settimana ha ospitato la 18ª edizione dello Swim Meeting Alto Adige. Per l'occasione numeroso il pubblico che non ha voluto perdersi questa manifestazione. Si sono registrati eccellenti risultati, ai 4 primati di sabato si sono aggiunti 3 record domenica.
Azzurri protagonisti, in primis Marco Orsi. Nei 50 stile libero l'emiliano ha staccato il record stagionale italiano, fermando il cronometro a 21:23, a soli 3 decimi dal suo primato italiano, cancellando il vecchio record della manifestazione appartenente a Mark Foster nel lontano 2007. Ottima prestazione anche di Fabio Scozzoli, che ha stabilito un nuovo record imponendosi sui 100 rana in 58:73, migliorandosi di 14 centesimi. In campo femminile, ottima performance di Katie Maley, che ha dominato nei 50 rana registrando un nuovo primato. Solo quarta la stella di casa Lisa Fischneider dopo una prestazione sottotono. Adesso cerco di qualificarmi per i mondiali in vasca corta. Se non ce la faccio, mi preparo per gli italiani assoluti in vasca lunga. Però diciamo adesso infatti siamo in fase di carico e cerchiamo di preparare una bella fase per l'anno prossimo per i mondiali in vasca lunga a Kazan. Ha sfiorato l'impresa Stephen Daibler sui 100 delfino, che ha preceduto la superstar americana Ryan Lochte 51:49. Lo statunitense in 7 gare a Bolzano ha conquistato la vittoria sui 100 dorso. Nei 100 farfalla, gradino più alto del podio per Elena Di Liddo, che ha preceduto Silvia Di Pietro. Vittoria azzurra anche sui 50 dorso. Elena Gemo ha preceduto Laura Letrari e ancora Erika Ferraioli. E ho l'ultima qualifica fra una settimana per i mondiali in vasca corta, mi mancano 2 decimi e speriamo che vada bene. Arkadi Vjačanin si è imposto nei 50 dorso davanti agli azzurri Nicolo Bonacchia 24:38 e Giuseppe Ronci 24:92. Due le vittorie per Natalie Kuglin a Bolzano. La stella americana, che gareggerà fino ai giochi di Rio del 2016, ha vinto il 50 stile libero in 24:46 davanti a Madison Kennedy ed Erika Ferraioli. Finale con botto a Bolzano nella staffetta sui 50 stile libero. La squadra del CN Wisp Bologna, con Alberto Bosa, Federico Bocchia, Francesco Martelli e Marco Orsi, ha fatto registrare un record italiano assoluto di società. E dallo sport passiamo alle previsioni del tempo, naturalmente con l'aiuto della regia. Domani in cielo domineranno ancora le nubi con delle precipitazioni a tratti, nevose oltre i 2000 metri di quota. Sulla Val Venosta, Pusteria e Aurina le precipitazioni saranno meno frequenti rispetto al resto del territorio. I valori previsti: Silandro 8-11, Merano 10-13, Bolzano 10-13, Vipiteno 6-9, Bressanone 8-12, Brunico 8-11. Giovedì inizierà con tempo stabile nel corso della giornata, attenuazione dei fenomeni con qualche schiarita. Per venerdì si prevede tempo abbastanza soleggiato. Le nubi basse mattutina generalmente si dissolveranno con il passare delle ore. Sabato le condizioni peggioreranno con piogge in arrivo al più tardi in serata, al limite delle nevicate attorno ai 2000 metri di quota. Domenica inizialmente ci saranno nubi residue, di seguito il tempo sarà almeno soleggiato a tratti. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. In regia ha curato la parte tecnica Paolo Goldin. Vi ricordo inoltre che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6:40 con la rassegna stampa curata come sempre da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio come sempre della cortesia attenzione. Attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana.
pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano.